Allora, benvenuti su Macchi per le corse di via di partenza, sono Fabiana Valentina, davanti a me c'è il campione Domenico Cubeda. Allora, Domenico, primo benvenuto a Gubbio. Grazie, siamo qui. Olè, ok, allora, Accellara ha fatto un record favoloso. Sì, è stata una gara che ci ha portato avanti con il feeling, con la mia vettura, perché è stata la mia quarta partecipazione con l'FA30. Quindi l'obiettivo principale era quello di accumulare chilometri ed è stato proprio questo. E poi c'è stata la soddisfazione anche di arrivare il record del tracciato, che prima apparteneva al buon Domenico Scuola, che sappiamo chi Ma complimenti, anche perché voglio dire tu, quante gare hai fatto in FA30? 3 mi è. sembra? 4, 4. 4. Questa qui, la Gubbio sarà la quinta. Esatto, quindi ha trovato subito un ottimo feeling con FA30. Sì, inizialmente con il mio team avevamo preparato un sistema come partire con questa macchina, significa fare un debutto tranquillo come lo abbiamo fatto lì ad Ascoli, non toccando il setup o il vario genere della macchina e facendo solo dei chilometri. Quindi quello che abbiamo fatto per noi è stata una base. Poi abbiamo studiato un po' da farsi per quanto riguarda la gara successiva che è stata Fasano. Poi io nel frattempo ho fatto mente locale di quello che noi potevamo toccare principalmente, che siano rapporti, che sia assetto, e lì abbiamo lavorato un po' a Fasano e abbiamo sicuramente detto pure la nostra, perché il tempo della prima manche mi portava un secondo e mezzo dal record precedente del buon Simone Fagioli. Certo, Ecco. abbiamo Complimenti a seguito. Domenico Scuola perché in quella gara ha fatto un bel tempo, ha fatto Altro sicuramente la salita grandissimo. della sua vita fino adesso, sì, da parte mia, Altro grandissimo su sì, FA30. come Quest'anno poi, quest'anno, insomma, dal 2015 in poi FA30 sta spopolando sia nell'europeo che nell'italiano. Perché allora Christian Merli nell'europeo, voi nell'italiano, insomma, prima Domenico Scola e adesso tu con l'FA30, che è l'ultima costruita da Enzo Sella, la ricordiamo. mia sì, Esatto, ecco. quindi insomma entri nella storia. Diciamo che lui ne aveva già costruite 8, ne rimanevano 2, quindi la nona, credo che nona decima sarà quella lì di Fattorini e la decima è la mia. Ecco. Ok. Allora, parliamo di Gubbio. Sì. Ok, in FA30, allora è un tracciato corto, molto molto tecnico. Dici cosa ne pensi, che io ti ho visto prima provare lungo il Sì. Sì. tracciato. Questo percorso la prima volta che partecipai fu nel 2015, quindi appena 2 anni fa, ho l'Appia 2000. Sì, ricordo. Mi trovai subito al mio agio. Un percorso è selettivo e veloce. Questo qui Non perdono errori. gli errori non si perdonano in nessun posto, diciamo, perché da quando si scatta la fotocellula all'arrivo l'errore Però è in un errore. tracciato così corto è anche più Ancora di più, difficile ancora di più. E recuperare. ridimensioniamo praticamente il tutto. E comunque qui, fra tutti i fattori, quello più importante è il carico aerodinamico, secondo me. Perché Certo. fa poco la trazione, perché ci sono poche curve, quindi è tutto di velocità, dalla E partenza tratti all'arrivo. molto veloci poi, sì, tratti molto veloci insomma. Quindi. Va bene Domenico, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo come l'altra volta che ti ha portato fortuna, Come no? Sono ok? qui per questo. Ok. Anche. Saluta tutti gli appassionati perché loro ci tengono tantissimo a te. Saluto tutti gli appassionati da parte mia in rappresentanza di tutti i piloti perché è normale che sia così. Matti per le corse, che sono uno staff stupendo Grazie, e grazie. quindi ci sentiamo presto. Ok. Arrivederci al prossimo contatto. Arrivederci da Gubbio.